Ciao a tutti gli amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare le Attitude One Tunguska. Questa volta è il turno delle Tunguska Stereo, in quanto nelle precedenti recensioni e nei precedenti unboxing abbiamo già analizzato nel dettaglio la versione Tunguska 7.0. Partiamo subito dalla confezione, la quale ci riporta nella parte frontale il modello delle cuffie, il colore delle cuffie, un'immagine illustrativa del prodotto, il logo dell'azienda, alcune specifiche tecniche del prodotto. Inoltre la confezione è identica alla versione Tunguska 7.0, quindi nel retro della confezione troveremo le solite caratteristiche tecniche riportateci in varie lingue, tra cui anche l'italiano, il modello delle cuffie, alcune immagini illustrative, nonché le specifiche tecniche del prodotto. Inoltre, tramite la solita apertura, abbiamo la possibilità di visualizzare l'headset contenuto all'interno. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Allora, andiamo ad estrarre le cuffie dalla confezione. Questa volta sono leggermente bloccate. La facciamo. Ce l'abbiamo fatta, scusate. Quindi procediamo ad estrarre le cuffie dalla confezione. Quindi abbiamo detto che la versione che andremo ad analizzare è la versione stereo. Il bundle si compone semplicemente dell'headset e dei relativi cavi con jack da 3,5 mm da collegare direttamente al computer. Procediamo ad una piccola analisi dei jack, che quindi, come possiamo vedere, sono placcati in oro. Il cavo è lungo circa 2,5 metri. Il controller è in abbinamento come colorazione all'headset, quindi in questo caso nero e verde. Abbiamo la possibilità di disattivare ed attivare il microfono e di regolare l'audio. L'headset, come abbiamo detto anche l'altra volta, è abbastanza leggero, il design è molto accattivante, il microfono non è flessibile verso l'interno, ma ha la possibilità di essere ruotato soltanto sul proprio asse di circa 180 gradi. I padiglioni sono rivestiti di una comoda gomma soft touch, che quindi ci permetterà di eseguire o comunque giocare per molto tempo. L'archetto è dotato anch'esso di un comodo rivestimento in gomma. Abbiamo la possibilità di regolare le cuffie tramite i soliti step abbastanza decisi. E niente, il design appunto è sempre molto aggressivo, nonché bello. Troviamo il logo dell'azienda sui padiglioni esterni in plastica. E niente, per ulteriori informazioni, immagini, vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto a tutto lo staff.